concludere la nostra serie su come si fa un sistema operativo, presa dal libro di Tannenbaum, oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti, il file system. Un file system è un componente del sistema operativo che si occupa di strutturare, assegnare dei nomi, permettere l'accesso, gestire la sicurezza di raccoglitori di informazioni che noi, uomini comuni, chiamiamo di solito file. Un file ha tutte queste caratteristiche, e non solo, ne ha anche delle altre che rende tutto quello che facciamo con un dispositivo elettronico, che può essere un computer o uno smartphone, bello. Un file è persistente. I file vengono scritti dai processi per tre motivi principali. Per conservare una grossa mole di informazioni che potrebbero non entrare in memoria. Immaginate se per esempio YouTube si deve tenere in memoria centrale tutti i video che le persone caricano. È impensabile. Il secondo motivo riguarda la persistenza. Un file deve sopravvivere al processo, ma anche a un riavvio del computer, perché altrimenti non abbiamo fatto nulla. Un file, inoltre, deve essere disponibile anche a più processi. Ho già menzionato il termine processo più volte, ma se per caso non sapete cosa sia un processo, non c'è problema. Beccatevi questi video dove li spiego per benino. Iniziamo con la prima caratteristica dei file, il loro nome. Il fatto che un file abbia un nome è una cosa che diamo per scontato, ma ci sono delle considerazioni da fare. Quanto può essere lungo il nome di un file? Beh, in vecchi sistemi operativi, come per esempio MS-DOS, potevamo avere fino a 8 caratteri. Altri sistemi operativi permettono 255 caratteri e i caratteri speciali sono ammessi? Sì, e anche no. Benché nei sistemi operativi moderni possiamo avere anche delle emoji, non tutti i caratteri sono ammessi e quelli li vediamo dopo nel dettaglio. Per quanto riguarda il nome dei file, alcuni sistemi differenziano i caratteri maiuscoli da quelli minuscoli. Si dice che vengono definiti case sensitive, invece ad altri non gliene frega un cazzo. Per esempio, su Windows non posso avere due file chiamate FK, uno tutto minuscolo e uno tutto maiuscolo, ma su Linux sì. I file hanno anche un'estensione e qua si apre tutto un mondo. Intanto iniziamo col dire cos'è un'estensione. L'estensione sono quei caratteri che vengono posti alla fine del nome del file che di solito seguono un punto, cioè un puntino, che ne indica il tipo o la natura del suo utilizzo. Se per esempio vediamo un file .mp3 sappiamo che quel file è audio, se vediamo un file zip sappiamo che quello è un archivio compresso chiamato volgarmente come un file zip. Ora, dal punto di vista del sistema operativo, a cosa servono le estensioni? A un cazzo. O meglio, alcuni sistemi operativi ne fanno qualche uso, tipo Windows o macOS. macOS in particolare si porta questa caratteristica da Next Step. Per Unix e derivati l'estensione non serve a niente. Quindi, a chi serve l'estensione? Il più delle volte a noi utenti. Però ci possono essere delle circostanze in cui l'estensione effettivamente fa la differenza. Per esempio, il caso più eclatante che vi posso portare è GCC. Se a GCC passate un file .c lo compila come un codice scritto in C, ma se passate un file con estensione .cpp lo compila come se fosse un file C++, con tutto quello che ne concerne. Alcuni dicono che l'estensione identifica il tipo di file. È una semplificazione che può andare bene se stiamo parlando con nostra nonna di 90 anni, ma qui, su AFK, queste cose non vanno bene. Un'estensione è una cosa che serve più a noi utenti per capire velocemente con quale programma dobbiamo utilizzare un determinato file. La maggior parte dei sistemi operativi moderni, proprio di .txt, non se ne fa niente, se non quello di facilitare al massimo il doppio clic sull'iconcine. Il tipo di file viene stabilito da altre cose che vedremo tra un po'. Quanto può essere lunga un'estensione? Ritornando all'esempio di MS-DOS, MS-DOS imponeva
fino a un massimo di 3 caratteri. Infatti, molte estensioni sono rimaste tali: TXT, DOC, ZIP, JPG, GIF, MP3, potrei andare avanti per ore. Infatti, alcune di queste estensioni hanno fatto la digievoluzione e hanno anche più di 3 caratteri. Tipo, a me mi è capitato di vedere file.jpg con l'estensione JPEG e non con quella JPG. Appunto, hanno fatto la digievoluzione. Una volta che abbiamo creato il nome file, l'abbiamo chiamato pippo.fk. Come questo file viene strutturato? Cioè, un file, come viene messo proprio all'interno di un disco fisso? Ci sono 3 tecniche. La prima è chiamata sequenza di byte, perché chiamarlo la c***o dei cane non sembrava molto scientifico. Ovvero, il file viene organizzato come una semplicissima sequenza di byte e viene messo sul disco così. Poi abbiamo la sequenza di record. Un file viene memorizzato in delle porzioni di lunghezza fissa, che vengono chiamati record. Il terzo approccio è quello d'albero. Ogni file è strutturato in tanti record di lunghezza variabile e ogni record viene legato a un altro come se fosse una lista linkata. Se non sapete cosa sia una lista linkata, beccatevi questo video perché ne avevo parlato. Quale sistema usano la maggior parte dei sistemi operativi moderni tra queste 3? Ma che domande? Quello alla cazzo di cane. I file vengono buttati sul disco fisso byte per byte, così. E chi si è visto, si è visto. Ora che abbiamo dato un nome al nostro file, abbiamo stabilito come strutturarlo all'interno del nostro disco, per esempio la cazzo di cane, ovvero sequenza di byte, gli dobbiamo dare un tipo. Un file può generalmente avere 4 tipi principali all'interno di un file system. Può essere un file regolare, che un file regolare sono qualsiasi file che noi creiamo e manipoliamo ogni giorno. Può essere una directory. Una directory è un file speciale che usa il sistema operativo per organizzare i file. Poi abbiamo file speciali a carattere e file speciali a blocchi. Per capire bene questi 2 tipi di file, dovete recuperarvi questo video. Perché? Lo capirete benissimo. Di file regolare, a sua volta, ce ne possono essere di altri 2 tipi. Abbiamo i file di testo e i file binari. Un file di testo è un file in cui il contenuto è scritto con caratteri ASCII, o più recentemente con caratteri Unicode. I file binari sono quelli che di solito fanno i programmi. Esempio di un file di testo può essere il codice sorgente della vostra calcolatrice fatta in C. Non raccontiamoci balle, tutti noi abbiamo fatto una calcolatrice in C. Un esempio di un file binario è la vostra foto di quando avete fatto 18 anni. Un file binario, ma anche in alcune circostanze un file di testo, ma di questo magari ne parliamo in un video a parte. Quindi un file binario si differenzia da un altro file binario non solo dal contenuto, ma anche da quello che viene chiamato il numero magico. Il magic number è una sequenza di byte che identifica il vero contenuto di un file. Molto spesso pensiamo che, come vi dicevo poco fa, è l'estensione a determinare il tipo del contenuto del file. Ma se prendo un file di testo, quindi .txt, e lo rinomino in .mp3, non mi dimentica magicamente l'ultima hit di Povia che neanche questa volta poi andrà a Sanremo. Non funziona così. Quindi abbiamo bisogno di questo magic number. Ma quanto è lungo questo magic number? Non ci sono regole. Di solito può essere di 3 byte, ma ne abbiamo anche alcuni di 1000 byte. E dove lo troviamo questo magic number? Di solito lo troviamo nei primi byte di un file, ma alcuni possono trovarsi altrove. Nella maggior parte dei file che utilizziamo ogni giorno, questo magic number si trova nei primi byte, come dicevo poco fa. Ma se avete mai utilizzato i file .tar, che sono molto comuni su Linux, loro hanno un magic number che parte dal byte 257. Perché? Non lo so. Il numero magico è importante, fondamentale per i sistemi operativi, perché, ad esempio, i file eseguibili vengono riconosciuti dal sistema operativo tramite il numero magico, piuttosto che se hanno l'estensione .exe. E i sistemi operativi devono almeno riconoscere un formato per i loro eseguibili. Per esempio, Linux utilizza ELF, Windows utilizza PE. E anche di questa cosa, ovvero del formato degli eseguibili, ne avevo parlato in questo video. Ad ogni file, il sistema operativo può assegnare degli attributi. Ogni sistema operativo gestisce i suoi attributi, ma generalmente
ci abbiamo chi ha creato quel file, quando è stato creato, la data dell'ultima modifica, la dimensione, se un file è nascosto o meno, se un file è in sola lettura, se un file che cazzo è eseguibile e tutte queste belle cose qua. Un classico esempio che si fa spesso tra Windows e Linux sono appunto per esempio i file nascosti. Windows la gestisce come un attributo da dare un file, invece su Linux tutti i file che hanno come nome un puntino all'inizio, cioè il puntino deve essere il primo carattere, è un file nascosto. Loro l'hanno voluta gestire così. E adesso possiamo parlare delle directory, ma poiché c'è tanto da dire sulle directory, lo facciamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Under the Hood. Io sono Valerio e oggi parliamo di file system. Ma prima di riprendere con le directory, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E inoltre, se apprezzate il mio lavoro e volete offrirmi un caffè virtuale, potete farlo tramite Ko-fi. Il link lo troverete in descrizione. Dunque, riprendiamo con le directory. Le directory sono spesso dei file speciali che vengono utilizzate all'interno di un file system che permettono a noi comuni mortali di fare ordine nel caos. Esistono tre approcci su come concepire le directory: a livello singolo, a due livelli, gerarchico. A livello singolo abbiamo una directory che si chiama radice, root in inglese, quindi io continuerò a utilizzare il termine inglese, quindi root. Quindi abbiamo sta root e tutti i file vengono messi là alla casa dei cane. File di qualunque utente. Questo sistema veniva utilizzato nei primi supercomputer del passato. Tra parentesi, di supercomputer moderni ne ho parlato in questo video. Dunque, non è molto bello che tutti i file stanno all'interno, là, nella radice, non solo perché non sono organizzati, ma anche perché i vari utenti possono sovrascriversi a vicenda e quindi è un macello. Per questo motivo che fu pensato il sistema a due livelli. Il secondo livello era una directory che identificava l'utente, che poi a sua volta poteva avere dei file al suo interno. Poiché questi due sistemi sono orribili, oggigiorno tutti i sistemi operativi moderni utilizzano il terzo sistema, quello gerarchico. C'è una radice e sotto di essa possiamo mettere tutte le directory, sottodirectory, file, insomma possiamo fare tutto quello che vogliamo, che ci permette infatti di avere un'organizzazione gerarchica dei nostri file. Avendo una struttura dei file ad albero come questa, ci fa sorgere un problema. Come troviamo i nostri file? Semplice. Si usano i percorsi. Tutti noi siamo abituati a percorsi di questo tipo. Un percorso, per farla semplice, è una sequenza di directory che puntano a uno specifico file. Tale sequenza di directory sono separate da un separatore. Nella maggior parte dei casi tale separatore è il carattere slash, ma Windows per esempio utilizza il backslash perché è speciale. Ma di fatto le utilizza entrambe, soprattutto nelle ultime versioni di Windows, senza farsene accorgere, perché, come vi dicevo, è speciale. Multics invece utilizzava il simbolo del maggiore, e questa cosa l'ho scoperta adesso. I percorsi ai file possono essere di due tipi, relativi e assoluti. Un percorso relativo usa come punto di partenza la directory corrente, mentre il percorso assoluto parte sempre solo dalla root. Per quanto riguarda i percorsi assoluti, non ci sono problemi nel muoverci all'interno della nostra gerarchia dei file, ma con i percorsi relativi sorge un problema. Se ci troviamo in questo percorso che vede qua a schermo, come facciamo a trovare il file pippo.fk che si trova all'interno di questa altra directory? All'interno di ogni directory, che lo vogliamo o no, ci sono sempre due directory speciali. Una che punta sempre alla directory corrente, mentre un'altra che punta alla directory genitore, ovvero quella che sta al di sopra della directory corrente nella gerarchia. La prima directory, cioè quella che punta alla directory corrente, si chiama sempre punto. L'altra, quella che punta alla directory genitore, punto punto. Il sistema operativo
le gestisce come delle normalissime directory che permettono di muoverci verso l'alto nella nostra gerarchia di directory un po' come ci pare e piace. Ora capite bene che il carattere per separare le varie directory in un percorso, che si chiama poi path separator, che è la slash, backslash, maggiore, quello che è un carattere speciale. Vi ricordate quando vi dicevo all'inizio? Benché nei sistemi operativi moderni possiamo avere anche delle emoji, non tutti i caratteri sono ammessi, e quelli li vediamo dopo nel dettaglio. Ecco, non possiamo utilizzare tale carattere nel nome del file. E inoltre, anche se possiamo utilizzare il carattere puntino, come per esempio per separare il nome del file dalla sua estensione, non possiamo chiamare un file solo come punto, perché è un nome riservato. La stessa cosa succede con due punti, non possiamo chiamare un file con un solo nome e due punti. In generale, si possono usare solo caratteri che si possono stampare. E poiché le emoji sono considerate caratteri stampabili, si possono utilizzare, fin tanto che il sistema operativo supporti UTF, cioè Unicode. Tutto questo che ho detto finora, a parte il discorso dell'organizzazione dei file e magic number, è tutta roba astratta per noi utenti. All'interno di un hard disk non ci sono file o directory, punto, due punti e mazzi, ma ci sono solamente lunghe e interminabili sequenze di byte. Come queste sequenze di byte poi vengono interpretate come file audio o la ricetta di vostra nonna, dipende da come viene implementato un file system, ma questo è un argomento per un'altra volta. Benissimo, pinguini, vi ringrazio anche oggi per aver trascorso i